Buonasera a tutte e a tutti. Io ho il compito di portare, come si usa dire, un saluto istituzionale, ma mi permetterete prima di ricordare qui con voi un caro amico che se n'è andato ieri, Decimo Triossi, che tutti voi credo abbiate conosciuto direttamente o indirettamente. Decimo è stata una figura importantissima della vita politica, sociale di questo territorio, comunista dei vecchi tempi, ma con un animo libertario che gli derivava dal forte aggancio con la tradizione anarchica della sua famiglia, il che me lo rendeva particolarmente caro. E tra le altre cose, Decimo è stato un amico della cooperazione, un cooperatore, egli stesso, che ha ricoperto incarichi anche di rilievo all'interno del movimento, soprattutto a partire dalla metà degli anni 60 del Novecento. È stato anche, se non ricordo male, presidente dell'Associazione Provinciale delle Cooperative Agricole tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Ed è stato, me lo ricordava prima Ciani, tra i fondatori del Circolo Cooperatori ormai 30 anni fa. Mi sembrava quindi doveroso in un'occasione come questa ricordarne la figura. Dopodiché io vi do il benvenuto a nome mio personale della Fondazione Casa di Oriani in questa sala che oramai si può dire è quasi una seconda casa del Circolo Cooperatori. D'altra parte l'Oriani, prima l'ente, poi la Fondazione, vanta una collaborazione credo ormai più che ventennale con il Circolo Cooperatori, che ha prodotto ricerche importanti, significative. Quindi ben volentieri ho dato la disponibilità della Sala Spadolini per questa iniziativa, che presenta un nuovo progetto di ricerca a cura del Circolo Cooperatori, Donne e Cooperazione in Romagna, che quindi porta un altro tassello alla storia del movimento cooperativo in provincia di Ravenna e in generale in regione, nell'ambito di quella che usa chiamare storia di genere, espressione che non mi è mai piaciuta, continua a non piacermi, ma che insomma rende l'idea. Do quindi il benvenuto a Everardo Minardi, Antonella Ravaioli, Tito Menzani, Laura Orlandini e, mi si perdoni la dimenticanza, anche perché l'unica che non conosco, Ilaria Pitti, che è là. E quindi con questo ho esaurito il mio compito, come si dice, ripeto, istituzionale, e vi auguro un buon proseguimento di lavori oggi e nel prosieguo della ricerca. Grazie. Mi metto di fianco, di lato, così lasciamo spazio ai nostri ospiti, ai nostri relatori. Ma dopo 30 anni di storia del Circolo Cooperativo, come si dice in battuta, ritornano le donne. Sì, al centro dell'attenzione noi poniamo questa presenza, una presenza che c'è sempre stata dall'inizio, ma che di cui si è forse parlato poco. Sì, è vero, ci sono state delle piccole indagini, ci sono dei libretti e dei fascicoli che girano, in qualche maniera abbiamo anche identificato, ma però quello che ci è sembrato importante era una lettura, un'analisi, una lettura, una comprensione dei nodi da sciogliere che riguardano appunto la presenza delle donne nella cooperazione, nelle imprese cooperative, nella organizzazione delle imprese cooperative, in un'area che non è solo soltanto quella, come al solito, ravennate, provinciale, cioè, ma della Romagna, un'area subregionale, come si dice, ma che presenta caratteristiche
diverse, presenta delle, sì, delle caratteristiche territoriali, ma anche delle, dei profili culturali abbastanza diversi. Sì, mettere insieme un ravennate, un forlivese, un cesenate, un riminese e dintorni e più le valli interne, beh, non è una cosa semplice, non è un... Eppure la cooperazione è stata presente all'interno di questi diversi territori con una sua identità. Ma la presenza femminile, che contributo ha dato a produrre l'identità della cooperazione in questa area subregionale? Questo mi sembra importante, mi sembra un aspetto rilevante da prendere in considerazione. E allora di qui è partita l'idea di fare un lavoro di ricerca, un lavoro non marginale, un lavoro non di piccola entità, ma un lavoro tale da centrare l'obiettivo. Sì, perché se in questo periodo noi non centriamo l'obiettivo anche con le piccole cose, con le piccole iniziative che mettiamo in campo, beh, c'è qualcosa evidentemente che non risponde in pieno a tutte le attese. Beh, allora cominciamo subito dando la parola ad Antonella Ravaioli, che, come dire, è un po' la responsabile di questo progetto, è il punto di riferimento, come dire, è la chiave che può aiutarci a aprire la porta, a sciogliere il nodo della presenza delle donne nella cooperazione. A te, Antonella, la parola. Grazie. Salve a tutti. In realtà questa ricerca che il Circolo dei Cooperatori propone era già nata come idea molto tempo prima, nel 2007, e fu l'allora presidente Tampieri che la propose, poi per qualche motivo si eclissò e quindi furono fatte altre attività. Noi l'abbiamo ripresa perché, come diceva prima Everardo, sicuramente la presenza e il ruolo delle donne nella cooperazione romagnola, aggiungiamo, c'è stata e ci auguriamo sarà ancora più attiva. Però è una storia in salita, nel senso che fin dagli esordi le donne nella cooperazione ci sono, ma non svolgono attività e ruoli direttivi, di responsabilità, però ci sono. Lo ripeto, saprete sicuramente, quando nacque la prima cooperativa nel 1883, quindi le braccianti erano nelle cooperative, soprattutto quando nei primi anni del Novecento ne nacquero diverse e tante, erano assolutamente presenti. Quindi sono persone che lasciano, come dire, anche se in realtà le donne hanno sempre lavorato, però il focolare, e vanno a lavorare con un salario che è anche inferiore spesso a quello dell'uomo, perché i lavori sono anche diversi, e non hanno neppure la dignità di socio, perché quando, per esempio, con l'impresa di Ostia partirono nel 1884 i nostri braccianti per bonificare quelle terre con un appalto vinto grazie a Baldini, eccetera, eccetera, le 10 asdore non erano socie della cooperativa, per cui veramente partiamo in salita. È vero anche che le prime cooperative agricole svolsero fino sicuramente agli anni 20 un ruolo sociale importante. Per esempio, io ricordo, io feci una tesi di laurea sulla cooperativa agricola Braccianti di Mezzano, ancora là un po' sono, erano organizzati degli asili, delle momenti di assistenza per i bambini, e questo vi parlo degli anni 10, 15, 20, oltre che la nascita del teatro sociale, piuttosto che delle biblioteche ambulanti per favorire un'alfabetizzazione. Quindi quasi una costruzione di un mondo a parte
rispetto ad una società che in qualche modo si occupava meno dei più deboli. I braccianti sono i nostri operai. Bevo, come dice De Luca, bevo. Ecco, però ripeto, non erano parte dirigente. È pur vero che fra i principi della cooperazione vi è quello della pari dignità, dell'equità, della non discriminazione né razziale, né di sesso, né di religione, né politica. Quindi noi presupponiamo e ci crediamo che questa partecipazione delle donne nel tempo, oltre ad essere sempre più attiva, è anche, come dire, assume anche un ruolo di maggiore responsabilità. Però dobbiamo un po' indagarlo. Molti sono, si diceva prima, le ricerche, molti, alcune, soprattutto sono ricerche sulla donna e la cooperazione che sono state svolte negli anni 80, negli anni 90. Poi dopo, magari ci racconteranno meglio i nostri amici storici che poi si susseguiranno a me, ci sono state anche delle rilevazioni statistiche su quante donne ci sono, che ruoli svolgono, però sono abbastanza frammentarie, per cui noi vogliamo partire da qua per cercare, avere la presunzione di individuare un percorso. Infatti la nostra ricerca si articola in due momenti, in due fasi che vogliamo seguire parallelamente. Intanto non è ancora iniziata, però abbiamo gettato qualche fondamento. Vorremmo iniziarla e svolgerla dalla seconda metà di quest'anno e ci siamo dati un tempo non breve, perché è un po' complicato e va fatta la ricerca, perché diversamente non riusciamo. Dicevo, vi è una parte storica che abbiamo affidato ai qui presenti Tito Menzani e Laura Orlandini, che sono due ricercatori studiosi, collaborano con diversi enti e università e sono dentro alla storia della cooperazione perché hanno svolto varie ricerche in questo senso e quindi li abbiamo individuati e ingaggiati per incominciare con noi questo percorso. E abbiamo chiesto loro però di certo partire dall'origine, ma di focalizzare soprattutto l'attenzione a quelli che sono stati i percorsi della cooperazione nel secondo dopoguerra. Perché riteniamo che, anzi sicuramente non sto dicendo niente di nuovo, dal secondo dopoguerra, quindi parlo degli anni 50, 60, 70 e 80, quindi andiamo abbastanza vicino, diciamo così, ai giorni nostri, non in realtà tantissimo, però insomma, abbiamo visto una rivoluzione economica ed uno sviluppo della cooperazione che in qualche modo ha accompagnato questo sviluppo dell'economia nostra. Per esempio l'agricoltura dagli anni 50-60, l'agricoltura di base, dico quella di produzione, non quella di trasformazione che anzi si è sviluppata, sempre pensando alla cooperazione ovviamente, ma anche al resto, ha visto una uscita della forza lavoro maschile a favore dell'industrializzazione, quindi le persone anziché un lavoro stagionale come ha sempre rappresentato quello agricolo, hanno scelto di andare gioco forza in altre attività industriali del terziario, quindi all'interno della cooperazione, quindi anche delle nostre cooperative, c'era e c'è una maggiore presenza in quel settore delle donne, le quali sono costrette, ma anche lo fanno con cura e dedizione, a seguire corsi di formazione sulla potatura, come trattoriste, mestieri questi
prioritari invece per l'uomo. Perché? Perché si prende di più, perché c'è una specializzazione, perché ci sono più giornate di lavoro, eccetera. Quindi la maggiore, diciamo, competenza e presenza delle donne in questi settori, secondo me, ha fatto sì che potessero entrare anche più nel merito delle scelte in agricoltura, e quindi anche entrare maggiormente nei consigli di amministrazione, occupare posti di responsabilità. Non solo, il settore consumo, per esempio, che ha visto una profonda ristrutturazione negli anni 60-70, dove sono stati chiusi diversissimi negozi e dove le persone che erano in questi negozi poi sono state collocate in altri settori, ma anche, ed è tutto un po' da valutare, sono andati anche a finire nel CONAB che stava nascendo, e quindi molto probabilmente hanno dato vita a queste persone, donne comprese, a una piccola imprenditorialità nel settore consumo. Nel settore consumo, che vede largamente una presenza femminile, però vede anche una presenza, diciamo, di orientamento del socio, e il socio in questo caso ovviamente è anche la donna, è colei che va a fare la spesa. E leggevo in alcune fonti, per esempio nel 1958 si è tenuto il convegno delle massaie, ancora si chiamava così, a Milano, le quali massaie affermavano quali dovevano essere gli obiettivi della cooperazione di consumo, obiettivi non banali, quindi il prezzo, che guarda caso è ancora importante, quindi permettere a un'economia familiare di poter accedere ai beni di prima necessità, e anche un'attenzione alla salute dei prodotti, al controllo, alla salvaguardia, diciamo, della qualità dei prodotti che si vendono. Per cui ci sono queste indicazioni e ruolo che secondo me le donne hanno anche giocato in questo settore. Poi arriviamo, tutto ciò lo dico perché secondo me è più interessante, appunto, la seconda parte del Novecento, agli anni 70-80, dove c'è davvero l'esplosione della cooperazione femminile, diciamo così, e quindi sono gli anni dei servizi poveri, le pulizie, nasce la Coppura, ma la Colas, la Puliscop, eccetera, eccetera, quindi fatte da signore, da donne che non con un'altra scolarizzazione, immagino, in un settore povero, qual è quello delle pulizie, però sono determinanti, perché diventano presidenti, diventano consigliere di amministrazione. E poi ci sono le cooperative, diciamo, sociali, quindi che si occupano di servizi e di cura di anziani, infanzia, disabili. In altri territori magari sono imprese private, qui da noi sono imprese cooperative che nascono e cercano di rispondere a un problema sempre più impellente, magari i servizi, diciamo, l'amministrazione pubblica o altri enti non hanno bisogno di aiuto. E quindi questo welfare che sta diventando centrale trova anche una risposta da parte di queste cooperative che nascono un po' dappertutto nella nostra area territoriale. Bene, questo per motivare perché soprattutto è interessante la seconda parte del Novecento. Non ci sono solo queste, perché ci sono cooperative industriali, ci sono le casse rurali, ci sono i consorzi di contadini, quindi anche lì bisognerebbe capire chi è socio, chi è non socio, eccetera. E questo cercheremo di farlo. Poi ripeto, dopo qui si alterneranno i due ricercatori che magari rispetto ai loro studi precedenti ci possono dare così dei suggerimenti, delle indicazioni e degli orientamenti. L'altro aspetto della ricerca che noi vorremmo condurre
è ancora più vicina all'oggi. Cioè, oggi nelle nostre cooperative, in alcune nostre cooperative della Romagna, come sta la presenza e il lavoro e la valorizzazione del lavoro femminile in alcune cooperative? Non potremmo analizzarle tutte e andare dentro a tutte, però grazie anche a un accordo di collaborazione che abbiamo stilato con il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna, e qui è presente la professoressa Ilaria Pitti, che poi ci dirà alcuni contorni di questa nostra ricerca che stiamo costruendo insieme. Vorremmo, grazie a questa ricerca, anche fare un po' luce, almeno con una certa continuità, su qual è il lavoro delle donne in Italia, su dov'è, qual è, magari i dati non si troveranno tutti, però avere un'idea di quello che può essere un trend che andiamo poi a confrontare con quello che è successo nelle nostre cooperative a livello italiano e a livello romagnolo. È fondamentale la collaborazione di cui abbiamo bisogno con le nostre centrali, l'Associazione Generale, l'Unione, la Lega, perché sappiamo che sono stati fatti diversi studi, uno l'ho fatto pure io, nel lontano, non mi ricordo neanche, anni 80, su quante donne ci sono lì piuttosto che là, piuttosto nel settore, io lavoravo alla Lega, delle cooperative, quindi quello guardavo. Per cui i dati li abbiamo un po' frammentati, che però ci dovrebbero consentire di leggere qual è stato questo sviluppo o meno della presenza dell'occupazione femminile nelle nostre cooperative. Bene, non so quanto tempo ho parlato, però credo sufficiente. Ripeto, non abbiamo fretta, se posso dire così, Ciani, non abbiamo fretta di concludere questa ricerca, perché sappiamo che non è un'operazione semplice e vogliamo entrarci un pochino dentro. E per cui ora io darei la parola a Tito Menzani, sì. Che... Ah, scusa. No. Scusa. No. Vai. Tito Menzani e Laura Ormandini. Sì, sì, che vengono qua. Sì, venite. Sì, sì. Nel frattempo colgo l'occasione per dire che là sul tavolo ci sono le idee in circolo. Un testo che Menzani ha realizzato e appunto mette in evidenza il circolo qual è? È il circolo dei cooperatori, le idee dentro al circolo dei cooperatori. Quindi credo che sia importante che abbiate la possibilità di vederlo, di aprirlo, semmai anche di acquistarlo. Ma appunto quello che ci sembra importante è il contributo, il taglio che Tito Menzani ha dato e sta dando al lavoro che sì, di matrice storica, eccetera. Anche perché non è questa la prima volta che si sta occupando di cooperazione. Io ho visto anche altri testi, arrivano sempre notizie che riguardano appunto convegni, seminari, eccetera, a cui lui partecipa, proprio centrati su questo argomento. Quindi, come dire, la parola che diamo a Tito Menzani non è una parola leggera, è una parola importante, come dire, che ci consente di capire come parlare di donne nella cooperazione significa anche e soprattutto mettere i piedi per terra, perché altrimenti non riusciamo a fare questo. Va bene. Che è corto. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Che responsabilità dopo
queste parole di Everardo che ringrazio. Io ho preparato anche delle slide che accompagnano un po' visivamente, ecco, il mio intervento, perché mi piace mostrare anche alcune immagini, qualche articolo, eccetera. Partiamo da una domanda. Benissimo la storia di genere, che è anche un tema molto scandagliato negli ultimi tempi, eccetera, ma ha senso porsi la questione donne cooperative? Cioè, c'è un valore scientifico specifico in questo rapporto? Perché altrimenti uno potrebbe dire donne autotrasporto, donne artigianato, donne impresa tessile, cioè, è anche importante, credo, domandarsi il perché di questa scelta. Ecco, una specificità forte c'è e ve la illustro subito. Partiamo dalle ossa del nonno, no? Come avrebbe detto qualcuno, cioè dall'inizio. La prima cooperativa di successo al mondo, che è quella che si cita sempre, che è la cooperativa di Rochdale, che nasce in Inghilterra nel 1844, una fase storica di fermenti culturali di vario genere, eccetera, e questa esperienza si afferma, è un po' il mito fondativo, no, del movimento. I propri pionieri di Rochdale, cioè i fondatori, i soci della prima cooperativa, sono tutti uomini. Però in quella cooperativa le donne potevano farsi socie e votare. E ho scritto nella slide, era un atto quasi rivoluzionario. Se voi direte, adesso esagerato, un atto quasi rivoluzionario, scrivono nello statuto che le donne possono farsi socie, possono votare, eccetera, ma vabbè, sì. Ecco, in realtà è un'affermazione supportata dal fatto che in Inghilterra, fino al 1870, cioè 26 anni dopo la fondazione della cooperativa di Rochdale, c'è una legge che si chiama Married Women's Property Act, che sostanzialmente limita tantissimo il raggio d'azione e la libertà delle donne sposate, che non potevano avere un conto in banca, non potevano avere immobili intestati. In Inghilterra le donne non votano per le elezioni fino al 1918, quindi una società nuova che si chiama cooperativa, dove possono essere socie anche le donne, possono votare con lo stesso potere degli uomini, una testa o un voto, è un qualche cosa di dirompente per la società dell'epoca. E infatti si crea poco tempo dopo, in seno al movimento cooperativo anglosassone, una Lega delle Cooperatrici, la chiamiamo in italiano, Women's Cooperative Guild, con alcune figure che appartengono alla storia del movimento dei diritti per le donne. Alice Cunningham Oakland, Harrison Orr Enfield, Beatrice Potter Webb, adesso sono nomi che nella storiografia internazionale su questi temi si incontrano e sono tutte cooperatrici e socie della Women's Cooperative Guild con responsabilità anche apicali. Quindi per diverso tempo in Inghilterra la campagna per i diritti delle donne e la campagna pro cooperazione vanno a braccetto, vanno di pari passo, è come se fossero due binari della ferrovia, no? Che viaggiano insieme. E questo si riverbera poi anche in altri movimenti cooperativi, perché da Rochdale il modello cooperativo si espande prima in Inghilterra, poi in Europa, poi nel mondo. Tra l'altro la Gran Bretagna ha tante colonie, e quindi in molti paesi che sono dominions o ex dominions anglosassoni il modello cooperativo prende piede. Uno dei casi più noti è quello dell'India, dove la condizione delle donne storicamente è pessima, perché sono subordinate in tutto e per tutto al potere e al controllo maschile, e in India ancora una volta le cooperative sono un grande veicolo di emancipazione sociale. E adesso il caso dell'India è quello più famoso, ma vi assicuro che anche in tanti altri paesi è così. E in Italia? Ecco, in Italia ci sono una serie di aspetti che meritano di essere approfonditi, sottolineati, ne parliamo oggi. C'è peraltro già qualche cosa a livello storiografico che si è
sedimentato nel corso del tempo. Vi segnalo alcuni titoli, a partire da quello del libro in basso a sinistra, L'audacia insolente, titolo magistrale, con sottotitolo La cooperazione femminile. Tra l'altro c'è un saggio di Antonella Ravaioli dentro a questo volume, facciamo un po' di spoiler. Poi ci sono stati altri approfondimenti sulle donne nel movimento cooperativo in Giudicaria, che è una parte del Trentino, la cooperazione di genere all'interno del settore del consumo, donne ai vertici, eccetera. Io ritengo molto utile e anche corretto da un punto di vista metodologico tenere insieme le tre anime della cooperazione e dei movimenti per i diritti delle donne, che in quella che è stata la prima Repubblica, diciamo così per semplicità, avevano più o meno questo schema, ovvero la Lega delle Cooperative dialogava in primis con l'Unione Donne in Italia, UDI, Conf Cooperative con il Centro Italiano Femminile, il CIF, e la GC con il Movimento Femminile Repubblicano. Tra l'altro, anche proprio per la Romagna ci sono state già una serie di ricerche, le vedete nella slide, c'è un libro fotografico, Donne nella cooperazione romagnola, c'è una ricerca della Fondazione Giovanni Dalla Fabbrica con lo zampino anche di Everardo Minardi, no, sulle azioni positive per le pari opportunità. Abbiamo fatto un incontro proprio in questa sede con alcuni cooperatori del movimento repubblicano a proposito di case del popolo e dintorni, il ruolo delle donne nelle case del popolo, eccetera. E è uscito un articolo sulla rivista Clionet, Spazi di genere, donne e case del popolo in Romagna, che fa parte di un filone di ricerca che è stato patrocinato e sostenuto dal Circolo Cooperatori, che naturalmente ringrazio. Qual è una tesi storiografica che possiamo a questo punto cercare di delineare? Cioè, le cooperative, al di là di tutto quello che ho detto fino adesso, non sono state uno spazio, un luogo idilliaco per le donne, perché sarebbe veramente qualcosa di irreale, evidentemente. Sono state però un contesto che più dell'impresa privata e più dell'impresa pubblica ha fornito opportunità sul piano lavorativo e dei diritti. Questo naturalmente è stato il frutto di battaglie di donne all'interno del movimento cooperativo, con tutte le resistenze, gli stereotipi, le criticità del caso, ma anche con una capacità di ascolto che nel settore dell'imprenditoria privata evidentemente mancava. Nel senso che vedremo, adesso ho portato qualche documento, come all'interno delle cooperative, del movimento cooperativo, si parlasse di cose che invece nell'azienda privata tradizionale spesso non erano discusse o sono state discusse molto dopo. Ci sono una serie di documenti che riportano questo dibattito. A me piace, visto che oggi abbiamo non tantissimo tempo, leggere un contributo di Fernanda Missiroli all'Assemblea Nazionale delle Cooperatrici, che si tiene nel 1980. Porto il saluto del Movimento Femminile Repubblicano, che è collaterale al Partito Repubblicano, ma molto geloso e custode di questa sua autonomia. Parlare ad un'assemblea di cooperatrici è una cosa che mi commuove e mi fa piacere proprio perché, visto che sono romagnola, quindi oltre che repubblicana storica, anche geografica, ho esperienze e ricordi vissuti nel movimento cooperativo. Voi sapete che la cooperazione è una delle bandiere del Partito Repubblicano nella sua parte più popolare e avanzata. E noi vedevamo nella cooperazione in genere come questo momento di emancipazione e di liberazione dell'operaio dalla schiavitù del salario, dallo sfruttamento e dal lavoro privato. E vedevamo nella possibilità di associarsi, di compartecipare ai frutti del proprio lavoro ed essere padrone degli strumenti del proprio lavoro, il punto massimo di evoluzione e di progresso della classe operaia. Voi sapete tutte come la manodopera femminile in genere fosse impegnata alla nascita del capitalismo
proprio dalla proprietà, dal padronato, in alternativa, in concorrenza con la manodopera maschile. Perché la manodopera femminile era, allora come oggi, in gran parte più remissiva, più rassegnata, più paziente, più preoccupata del pezzo del pane da portare ai figli e quindi più refrattaria agli stimoli della liberazione che già serpeggiavano profondamente e fortemente in mezzo alla manodopera maschile. Per cui questo dualismo, creato appositamente, speculativamente, fra manodopera maschile e femminile, ha creato poi una mentalità di ostilità proprio fra poveri, perché l'uomo vedeva nella donna chi le portava via il lavoro. Nella cooperazione si è riproposto per costume, per tradizione, per assuefazione, per abitudine, l'antica riottosità a riconoscere la parità delle donne nel campo economico e sociale, come in quello dei diritti civili. Si ripropone perché evidentemente c'è la comodità da parte dell'uomo di riadagiarsi in questa situazione in cui la donna è, tutto sommato, portatrice d'acqua e non partecipatrice leale. Esistono settori dove la presenza femminile è limitata e altri, al contrario, che sono caratterizzate da una maggiore partecipazione femminile. Ma dovunque ci siano donne, in maggioranza o in minoranza, la battaglia che esse dovranno fare sarà duplice. Nei confronti della società, per imporre una coscienza associativa ed emancipatrice a tutti i lavoratori, e all'interno delle strutture cooperative per imporre la dignità, l'intelligenza, l'esperienza femminile agli uomini, che sono sì cooperatori, ma ancora portatori dell'antica mentalità della divisione fra poveri, del lavoro maschile e femminile e del diritto dell'uomo di prevalere sulla donna. Andiamo adesso a vedere alcuni settori, alcuni ve li illustro io, altri li illustrerà Laura Orlandini, che parlerà dopo di me. Vedete, qui abbiamo alcune immagini, vignette che riguardano il settore della distribuzione commerciale. Le due vignette sulla sinistra sono prese da il Corriere Cooperativo, che è un giornale che usciva nella provincia di Forlì Cesena, e c'è uno slogan nella prima vignetta: più numerosi soci, più forte la cooperativa, meglio difeso il bilancio familiare, una campagna per fare le donne socie delle cooperative di consumo. E vedete che sotto c'è anche scritto: le donne hanno compiti importantissimi nella vita della cooperativa, i loro consigli e le loro critiche sono preziosi per il miglior funzionamento della cooperativa. Quindi un ruolo, per così dire, ancillare, ma erano gli anni 50 evidentemente. Poi passa un po' di acqua sotto i ponti e facciamo un salto, vi cito un articolo su Consumatori del 1995, dove l'approccio è molto differente. Qui c'è si parla di una diffusa presenza femminile che riguarda contemporaneamente ruoli professionali, livelli di professionalità e livelli di responsabilità decisionale, che forse ha fatto perdere persino la percezione di un qualche problema comune in quanto donne, nel senso che i trend di crescita, almeno nel 95, lasciavano immaginare in maniera un po' ottimistica, evidentemente, un raggiungimento della parità che invece è ancora abbastanza lontano. Ecco. E poi si sosteneva come c'è un'altra presenza femminile nella cooperazione che meriterebbe più attenzione e valorizzazione, soprattutto in una fase in cui la cooperazione sta tanto discutendo sul problema dell'identità e dei suoi valori, quella costituita da tutte quelle socie della cooperazione di consumatori che operano a titolo del tutto volontario a livello territoriale e locale nei diversi settori di iniziativa sociale, in riferimento alle socie attive di quelli che oggi si chiamano consigli di zona e ad altre iniziative di questo genere. C'è anche un documento di Emanuela Gatti riferito al CONAD, che viene che trovo in una pubblicazione degli anni 80, in cui si dice che la donna è ben presente nel settore del commercio a dettaglio, particolarmente negli alimentari. Non esiste un negozio a presenza solo maschile e il dettagliante è sempre coadiuvato dalla moglie, che talvolta si dedica al negozio a tempo pieno, talvolta solo nelle ore di maggiore vendita e sovente ha le mansioni dedicate di cassa. Per contro, non è raro l'esercizio condotto dalla sola donna.
però aggiunge: il via vai nei magazzini del gruppo d'acquisto è nettamente maschile e le presenze femminili alle riunioni restano sporadiche. Anche là dove è la donna ad essere socia ed intestataria della licenza, anche se il marito ha un'altra attività e lei sola conduce l'esercizio, è abbastanza naturale che il marito la rappresenti alle riunioni, in un'attività cioè considerata esterna a quella familiare, mentre il lavoro in negozio è visto come interno, prolungamento di quello domestico. Poi c'è una considerazione sull'impegno di Conrad per superare questa situazione. Viene detto: l'anacronismo della situazione non è tuttavia sfuggito alla stessa organizzazione cooperativa, stimolata sia dalle donne presenti all'interno, sia dai cambiamenti generati dalla società. Oggi il Conrad si sta ponendo la questione donna in più modi, ad esempio la qualificazione professionale, punto debole del lavoro femminile in ogni settore. Poi c'è un ambito molto interessante, che è quello dell'edilizia, dove le donne hanno avuto una presenza importante con un progetto specifico degli anni 70, quando la scuola edili di Ravenna, in collaborazione con l'UDI e il movimento cooperativo, ha aperto un corso per donne. Si iscrivono in 140, anche se lo portano a termine solamente in 44. Ci sono alcune interviste, no, che riguardano queste, alcune di queste donne: Cosetta Gualandi, gruista, Manuela Bonomini, gruista, Cosetta Tarroni, pavimentista, Laura Mazzotti, curatrice. E in un passaggio Pietro De Carli della CRC di Mezzano dice: prima di inserirle abbiamo fatto un'assemblea, ne abbiamo discusso. Certo, c'è stato chi ha detto che il lavoro va dato prima di tutto agli uomini, ma oggi questa è un'esperienza accettata e si comincia da parte di molti a considerare bene il lavoro che svolgono queste ragazze. C'è anche un altro simpatico intervento di un muratore che è intervistato, dice: ma se io fossi donna non farei certo il muratore. E la pavimentista risponde: prima ero lavorante a domicilio, chiusa in casa tutto il giorno, per cui vede l'opportunità di lavorare come pavimentista, poi come ferraiola, come una opportunità. Tra l'altro, se vedete nell'articolo che c'è nella slide con il titolo muratore o muratrice, si poneva già all'epoca, no, quella questione terminologica che ogni tanto si ripresenta oggi, no? Ma come devo chiamare un medico che è donna? E un avvocato donna cos'è? Avvocato, avvocatessa, avvocata, no? Che ogni tanto ci viene riproposta, soprattutto nei dibattiti che attraversano i mezzi di informazione. Poi ci sono alcune interessanti esperienze di cooperative artigiane femminili. Segnalo che nel congresso nazionale di Conf Cooperative del 1947 c'è una mostra delle cooperative femminili e artigiane, alla quale partecipano con delle esposizioni cooperative di varie regioni italiane, tra le quali la CIF di Faenza. Aveva il nome dell'associazione Centro Italiano Femminile, che presenta lavori sartoriali relativi al taglio cucito e dintorni. Poi c'è un'interessante esperienza di sartine che si costituiscono in cooperativa a Castel Bolognese, c'è una cooperativa artigiana Magliaie di Bagnacavallo che ha come figura di riferimento Liliana Facchini. Ci sono alcuni casi in cui, ad esempio, con la riduzione del personale all'OMS di Faenza, una parte delle maestranze femminili vengono organizzate in una cooperativa di ceramica che però non ha grande successo. Passiamo a un altro settore, quello del credito. Le casse rurali o casse rurali artigiane, come si sarebbero chiamate fino al 1993, da 30 anni, banche di credito cooperativo. Il Sole 24 Ore, che è un giornale confindustriale, fa un articolo con un titolo fuori luogo: le casse rurali si aprono alle donne.
è un articolo del 2010, come se fino al 2010 le donne fossero state escluse da questo ambito, che non è assolutamente vero. Tra l'altro poi leggendo nel merito l'articolo si individuano dei numeri in cui, beh, evidentemente in tutta una serie di ruoli, nella base sociale, eccetera, prevalevano gli uomini, però non c'era stata una impermeabilità alla avanzata del, in termini di genere, insomma. E tra l'altro proprio le casse rurali hanno un'associazione delle donne del circuito del credito cooperativo che si chiama IDEE, che tra l'altro ha fatto tante belle iniziative, quindi ne ho messe alcune, per cui poi in sede di ricerca sarà bello ripercorrere anche questi ambiti. Una cosa che forse non abbiamo detto, che questo appuntamento serve anche perché se qualcuno ha dei materiali, della documentazione, saremmo felici di poterla visionare, per cui potete contattarci attraverso il circolo o dopo, se fermate fino al termine del nostro incontro, e ci sareste davvero di grande aiuto. Ultime cose, ci sono una serie di iniziative che le donne del movimento cooperativo e le singole cooperative organizzano per l'8 marzo. Qui abbiamo ad esempio una richiesta di fondi da parte del movimento femminile repubblicano in questo senso, e quindi questo magari sarà un filone della ricerca, visto che è la giornata internazionale della donna. E poi c'è tutto il tema che è stato citato prima da Antonella Ravaioli, è stato citato en passant in un documento, sulla questione della formazione professionale, che nel secolo scorso è sempre più importante, il saper fare, l'avere delle competenze, che in certi casi non, come dire, la componente femminile non aveva, perché era molto raro, e purtroppo è raro anche adesso, che una donna faccia delle scuole tecniche e quindi acquisisca competenze di meccanica o cose di questo genere. Formazione professionale naturalmente anche rivolta ad altri ambiti. Ecco, chiudiamo con una simpatica citazione tratta da L'Italia Cooperativa, che era una pubblicazione di Confcooperative, che nel 1971 fa un concorso premiando i temi di alcuni studenti particolarmente meritevoli che avrebbero scritto di cooperazione. Uno di questi, un certo Renato Giacometti, studente dell'Istituto Tecnico Agrario, fa un tema dove esalta il ruolo della cooperazione in ambito agricolo, perché dice modernizza il lavoro, riduce la fatica e dà ai giovani agricoltori nuove opportunità. Con un po' di tempo libero a disposizione, l'agricoltore moderno potrà fare più assiduamente vita di gruppo, partecipare alla vita politica, praticare qualche sport, coltivare sempre nuove amicizie e, perché no, partecipare a convegni di attualità, andare a teatro. Potrà così farsi un'idea nuova della vita, potrà apprezzare meglio tutte le comodità che la tecnica moderna gli offre. È auspicabile allora che il contadino sia tenuto in maggior conto in seno alla società e che nei sogni delle ragazze da marito ci sia un piccolo posticino anche per i giovani agricoltori. E questa frase viene scelta come titolo dell'articolo, così, una nota di colore. Ho concluso, vi lascio con un aforisma tratto dal libro delle Massime dei Padri, che ben si adatta allo spirito intergenerazionale delle cooperative e anche alla ricerca storica, che si può dire non è mai finita. Non spetta a te terminare il lavoro, ma non sei neppure libero di esentartene. Vi ringrazio. Beh, credo che Tito concordi con me che uno degli scopi di questa ricerca è fare sì di individuare le donne non come possibili fidanzate dei cooperatori contadini, ma con altri ruoli. Io voglio dare soltanto ringrazio voi di essere qui, e sono
contenta, compiaciuta di avere l'incarico di questa ricerca insieme a Tito Manzani e ad Antonella Ravaglioli. Ringrazio Tito per anche questo quadro che ha fatto rispetto a quella che è anche la storia delle intuizioni che la cooperazione ha avuto con molto conflitto, ma comunque in avanguardia rispetto al mondo circostante. Senz'altro, prima stavi parlando dell'Inghilterra e di come fosse nuovo per la cooperazione l'avere proposto il voto alle donne, quando fino al 1870 le donne sposate non avevano accesso ai beni. Ci ricordiamo che in Italia la comunione dei beni è del 1975, quindi la società attorno e anche la società di cui che affronteremo in questa ricerca è quella che modifica il diritto di famiglia, insomma, nel percorso in cui stiamo, che iniziamo a vedere, il diritto di famiglia non era ancora modificato. E quindi è quella società in trasformazione che arriva anche alla modifica del diritto di famiglia. Io voglio dare semplicemente qualche riflessione, qualche spunto anche su quella che sarà la ricerca e su quelli che possono essere, diciamo, i filoni di indagine, di approfondimento sulla grande domanda che ha posto Tito prima, cioè qual è il senso di perché andare a cercare una specificità femminile nella cooperazione. Allora, intanto perché la storia della cooperazione appunto è legata alla storia dell'emancipazione femminile, è anche legata a doppio filo alla storia politica delle donne. Emancipazione femminile in quanto capace di portare il lavoro e in quanto alla difesa dei diritti del lavoro, e anche emancipazione femminile in quanto legata ai percorsi anche proprio di lotta che le donne hanno portato avanti e in cui il mondo cooperativo in ogni caso è stato coinvolto. Abbiamo all'inizio del secolo un mondo femminile che inizia a unirsi, all'inizio grazie alla proposta dei partiti soprattutto, che però lo fa all'interno del mondo del lavoro, cioè i circoli sociali, penso ai circoli socialisti femminili che sono inaugurati nel 1912. Penso al fatto che abbiamo una storia bracciantile e una storia di cooperazione bracciantile alla quale le donne partecipano. E lo stesso lavoro bracciantile diventa un passaggio di emancipazione, in quanto uscire di casa per andare a lavorare è sempre un abbandonare in qualche modo le mura domestiche e quel ruolo così definito che era all'interno delle mura domestiche, trovare un altro spazio all'interno, all'esterno, ed essere in contatto con il mondo del lavoro all'esterno. L'agricoltura è uno dei filoni di ricerca ed è uno di quelli su cui concentrarsi anche nel momento in cui stiamo parlando della seconda metà del Novecento. Perché? Perché lo è già stato accennato da Antonella Ravaglioli prima, abbiamo nel secondo dopoguerra un aumento della presenza femminile in agricoltura. Questo aumento, tanto che nel 1971, se non erro, parlando della provincia di Ravenna, c'è uno superamento, cioè si supera la metà, ci sono più le donne degli uomini, ma di molto, mi sembra che siano su 24.000 addetti di tutto il comparto agricolo nella provincia, 14.000 sono donne. Questo aumento nasce dall'idea, dal processo di modernizzazione
che quindi porta gli uomini a assumere lavori altri, a lavorare nel mondo dell'industria, a lavorare nell'edilizia. Cioè la marginalizzazione del lavoro agricolo diventa una femminilizzazione del lavoro agricolo. Diventa quindi progressivamente un lavoro marginale, quei lavori che nessuno vuole più fare. Il conflitto uomini-donne è anche questo. Cioè i lavori che, le donne, che gli uomini non vogliono fare progressivamente diventano femminili. È un percorso lento, non è che sia immediato, però negli anni 60, negli anni 50-60, all'inizio degli anni 70 ancora, il volto agricolo è un volto assolutamente femminile. Qui abbiamo queste foto, vengono dall'archivio dell'UDI, che nell'UDI ci sono diversi segni, diverse tracce di anche ricerche che sono state fatte sul territorio proprio sul lavoro femminile, no? Le braccianti, il loro andare alla chiamata giornata, andare con il fazzoletto a fare il loro pasto. È chiaro che la cooperazione qui offre strumenti di difesa. Offre quegli strumenti di difesa che sono fanno parte della storia del bracciottato ravennate. In questi anni sono interessanti perché proprio la maggiore presenza femminile nel mondo agricolo fa sì che le rivendicazioni del mondo agricolo, e in questo il mondo della cooperazione è all'avanguardia, diventano rivendicazioni femminili, cioè sono rivendicazioni che sono sempre più concentrate da un lato nello specializzare la vita agricola in modo che non sia sempre più un fattore residuale e dall'altro nel garantire alla donna lavoratrice rispetto alle sue richieste, alle sue esigenze, quelle tutele che le sono necessarie. Il mondo agricolo, con la spinta del mondo cooperativo, è quello che fa pressione per l'abolizione del coefficiente Serpieri. Il bracciantato è legato fino al 64 a una bilancia che stabilisce che la donna è meno forte e quindi produce meno e quindi deve essere pagata di meno. Il mondo cooperativo si mobilita e fa anche una grande campagna di informazione rispetto a alle conquiste degli indennizzi di gravidanza, che andavano garantiti anche alle contadine. Tutto quanto il mondo agricolo da queste battaglie era sempre rimasto un po' ai margini. E invece abbiamo questa presenza anche territoriale e politica del mondo cooperativo quando è il momento di rivendicare gli indennizzi rispetto alla gravidanza che, quando vengono approvati, sono anche consentiti in caso di aborto. Cioè siamo ora non vorrei sbagliare, siamo negli anni 60, non vorrei dire un anno che non è corretto, però prima, comunque molto prima ovviamente della legalizzazione dell'aborto, ma questo indennizzo si riferiva al fatto che una gravidanza non portata a termine per qualsiasi ragione fosse comunque qualcosa che doveva essere tutelato e che allontanava in ogni caso la donna dal luogo di lavoro, per cui aveva comunque diritto a un indennizzo. Questo è un aspetto interessante, così come è già stato accennato prima, c'è quel momento in cui diventa necessario, mentre appunto tradizionalmente il lavoro femminile è un lavoro di raccolto, cioè è il lavoro stagionale che appunto già nell'economia della casa del potere, nell'economia mezzadrile era suddiviso così, quindi il raccolto era in mano, le donne si dedicavano al raccolto, mentre gli uomini si dedicavano alla gestione del campo. La progressiva industrializzazione, questa entrata così in massa delle donne nel mondo agricolo, dà una spinta per modificare questa divisione dei ruoli e per specializzare anche le donne. I corsi di potatura, a proposito di riflessioni che si possono fare su quanto
è stato comunque conflittuale questo percorso. Le cooperative che si impegnano perché le donne imparino a quotare e siano loro a fare anche questi, avere anche questi ruoli, comunque vivono di un conflitto interno e c'è un momento di protesta anche dichiarata da parte degli uomini, proprio perché quel lavoro che non è mai stato fatto tradizionalmente dalle donne può diventare uno spazio di contesa. Se le donne lo imparano a fare, ci portano via il lavoro. Una delle fonti che sicuramente che sono interessanti e che possiamo usare per valutare le voci e questo tipo di memoria anche più intima, se vogliamo, di più personale, di chi ha vissuto, delle donne che hanno vissuto quell'esperienza, sono le interviste che sono state portate avanti negli anni 90, direi, sempre direi dal Circolo Cooperatori, quindi con la guida di Mario Tampieri. Questo è un patrimonio enorme e lì si possono trovare le voci di questo tipo di conflitto, di quanto della difficoltà a affermare, sia della volontà di affermare un nuovo ruolo femminile, sia della difficoltà poi di riuscire a metterlo in pratica. Io qui scorro con alcune immagini. Uno dei problemi del bracciantato, cioè se vogliamo in qualche modo quello che nella storia il bracciante romagnolo ha inventato, la cooperazione per andare contro quella che era la sua totale precarietà. Quando andiamo a vedere la storia agricola degli anni 50 e degli anni 60, è come se veramente le donne ereditassero questo. Quindi il simbolo del precariato nel lavoro, il simbolo della marginalizzazione del lavoro è la donna al lavoro. È la donna che ha un lavoro salariato ma che fa un lavoro stagionale, perché il raccolto è stagionale. Perché sono le donne a fare i lavori stagionali? Perché non possono garantire una presenza lavorativa continuativa. E questo è uno degli aspetti da superare e che la cooperativa può aiutare a superare. Altro aspetto che è molto collegato e che abbiamo un ambito lavorativo tradizionalmente femminile, che quindi è all'interno di quell'ambito che si può creare una riflessione anche appunto di emancipazione del lavoro, è quello della trasformazione alimentare in una realtà che si industrializza, che si potenzia economicamente negli anni 60 e che ha bisogno di esperienza, ha bisogno di lavoro. Le donne, le cooperative che si creano attorno alla trasformazione alimentare hanno fin dall'inizio una ambizione di preparazione, di preparare le donne, di riuscire ad essere competitive anche all'interno, anche a livello economico, e c'è bisogno di una specializzazione che viene, che avviene grazie a uno sforzo collettivo enorme, e questo si vede anche da alcune interviste, da alcune testimonianze. Sapere selezionare la frutta, laddove c'è già questa esperienza, le donne che hanno già questa esperienza mettono in atto delle azioni di formazione delle altre. C'è una testimonianza che mi viene in mente, le donne di Lavezzola, dell'accordo di Lavezzola, che vengono a Mezzano e a un certo punto decidono di non tornare più a casa, cioè restano a Mezzano con le operaie della nuova cooperativa di Mezzano per insegnargli queste tecniche, questa specializzazione molto precisa della selezione e dell'impacchettatura della frutta, in una volontà di specializzazione e di miglioramento della cooperativa, ma qui ci vedo anche questo aspetto della volontà di trovare un lavoro e di essere importanti all'interno della società.
queste stesse cooperative agricole, che sono una presenza importante, sono anche quelle che in qualche modo mettono molto presto, cominciano a puntellare riguardo, e sono di sostegno al movimento femminile in questo, riguardo ai servizi sociali. In questa società in trasformazione in cui le donne lavorano, in cui non vogliono più lavorare soltanto per il raccolto, soltanto per alcuni lavori precari e stagionali, è necessaria la richiesta dei servizi. Questo è una assemblea pubblica che si svolge a Mezzano, viene dall'archivio dell'UDI, però tutti questi, negli anni 60 e 70 c'è un legame molto stretto di sostegno da parte del mondo cooperativo e di richiesta di sostegno da parte del movimento femminile riguardo a questo tipo di battaglie, alla battaglia legata ai servizi sociali, che sono la porta attraverso la quale si può arrivare a una piena occupazione femminile. Ovviamente questo è collegato a tutta la battaglia pedagogica che è in altri ambiti, però nel momento in cui queste battaglie sono restituite alla collettività, è il mondo cooperativo che se ne fa carico, come anche proprio veicolo di comunicazione. Io avevo una lettura, questa è una foto che riguarda la COFAR, cooperativa che si occupa di dolciumi, di panettoni, dove all'interno della quale c'era una circolo UDI, quindi questo legame, in questo caso questi sono solo suggerimenti che do riguardo a uno delle tre ambiti che ha fatto notare Tito prima, però all'interno della COFAR partono precise richieste. Ve lo leggo, eh. Siamo nel 1969. Le operaie e i lavori tutti della COFAR fanno presente alcuni gravi problemi e carenze esistenti nella città di Ravenna, che continuano a rimanere insoluti e pesano negativamente in modo particolare sulla condizione delle donne lavoratrici. Ci riferiamo, uno, all'unico asilo nido esistente in città, che non è assolutamente in grado di accogliere neppure i bambini delle madri che lavorano, costringendo spesso le donne alla disoccupazione forzata. Due, alle scuole materne comunali, che sono poche e inadeguate. Tre, ai doposcuole elementari, che non possono funzionare a causa dei doppi turni. Qui stiamo parlando della situazione di Ravenna, la nostra ricerca riguarderà l'intera Romagna, però c'è una sentinella molto chiara di qual è la situazione e di quali sono i bisogni, con un movimento femminile che all'interno della realtà cooperativa si fa carico di questo problema e si fa carico anche di relazionarsi con le istituzioni, di esigere, di richiedere. L'altra riflessione che volevo fare, non c'è soltanto il mondo agricolo che va osservato, io ho l'incarico di andare a analizzare quello, però uno spunto volevo darlo soprattutto su questo aspetto. Ci sono nei giornali della cooperazione di tanto in tanto ci sono questo tipo di riflessioni, queste interviste che ci danno uno spaccato, che sono interviste soprattutto ad operatori uomini, però spesso si racconta anche di questo, e ci sono poi le diciamo cooperatrici storiche, tra cui la Coatti, Paola Coatti, che è scomparsa da poco, che ha inventato di fatto la copura, cioè ha inventato la cooperazione delle pulizie. L'ha inventata sempre anche con questa visione così di determinazione, di arrivare, di raggiungere una presenza nella società, una presenza nel servizio, di diventare indispensabile. Quindi dice, siamo partite con 5 donne, andavamo in bicicletta con gli attrezzi là dove ci chiamavo. C'è una grande fatica, un grande lavoro che viene dalla necessità di diventare una realtà indispensabile, una realtà strutturata, una realtà che ha su cui fare affidamento, non più legata, diciamo non più dipendente. In queste interviste, dicevo, si vede molto bene questo tipo di conflitto, che è un conflitto doppio.
e che può essere interessante andare a analizzare, cercando di capire la voce delle donne, che non è sempre molto, cioè è molto difficile da cogliere, perché solo molto tardi sono state fatte parlare. Abbiamo visto anche questo, alcuni trafiletti che ha fatto vedere Tito prima, cioè spesso fino a un certo punto il linguaggio è le donne fanno, le donne sono utili, ma se tu dici sono utili no, non sei donna tu, cioè stai parlando di qualche cosa che comunque è esterno, e il linguaggio politico arriva molto tardi spesso a diciamo lasciare parlare, cioè non lasciare spazio, e spesso questo spazio è conquistato. Quindi c'è un conflitto che però emerge appunto da queste interviste, che si può capire da in qua e là, da come, dai linguaggi, anche da come cambia il linguaggio, che riguarda, come dicevo, la competizione con il mondo maschile, la necessità di emergere, che però è in continuo conflitto, e anche la discrepanza tra la presenza femminile e tra le socie, nel lavoro, nel momento della fatica, nel momento della costruzione del lavoro, e le socie che sono invece con delle responsabilità dirigenziali che non ci sono quasi mai, ci arrivano pochissimo. Questo conflitto è anche dato da il garantire, il rivendicare la possibilità di fare le potatrici, oppure ci sono addirittura, c'è un'intervista, non ricordo a che donna, che dice: io ho scioperato dentro la cooperativa, sono la prima che ha scioperato nella cooperativa. Perché? Perché mi pagavano di meno rispetto al lavoro che stavo effettivamente facendo. Quindi questa doppia rivendicazione, da un lato nella cooperativa rispetto alla società, dall'altro all'interno della cooperativa rispetto all'identità femminile. Un altro conflitto più intimo, più difficile da notare se non si fanno parlare le donne, è quello rispetto al proprio ruolo familiare, che nelle interviste emerge con forza. Cioè tutte le donne soffrono di non essersi occupate dei bambini, o soffrono di avere lavorato ed essere state lontane dai loro doveri familiari, soffrono del fatto che gli veniva chiesto rispetto al loro ruolo magari di decisionale come conciliarlo con la famiglia. Questo è un aspetto che è molto presente, cioè il contrasto rispetto al proprio ruolo femminile, al ruolo femminile assegnato dalla società, e anche a quelle che sono le proprie esigenze, cosa che nei cooperatori uomini non c'è, cioè è proprio completamente assente questo problema, perché è una questione femminile. L'ultima componente, poi appunto sono altri suggerimenti, già abbiamo visto già come... per esempio, il mondo della cooperazione agricola si ritrova a spingere rispetto ai servizi sociali, ma io credo che in realtà c'è anche proprio una tradizione cooperativa romagnola che è una base importante per tutta la battaglia dei servizi sociali, che poi fa parte degli anni 70, 60, 70, e che diventerà anche un mondo cooperativo per i servizi. I due momenti sono molto intrecciati. Perché siamo stati proprio noi a portare avanti per primi la battaglia dei servizi? Il modello degli asili del popolo sicuramente è servito. Non dico che sia l'unica ragione, ma sicuramente questo tipo di collaborazione, questo tipo di intuizione che era presente fin dall'inizio del Novecento, ha costituito una base. Gli asili del popolo sono sostenuti, cioè quegli asili che sono già presenti nel territorio, per esempio Ravennate, sono sostenuti dalle cooperative, e a un certo punto dicono: basta, non ce la facciamo più a sostenerli, c'è bisogno che li sostenga il comune, è giusto che farlo che sia così. Però comunque questo volontariato, autogestione cooperativistica ha costituito un modello. C'è la storia delle colonie estive, che è tutta, sarebbe tutta da scoprire, cioè
il mondo cooperativo che prende i figli dei lavoratori e li porta in colonia, e anche qui proprio sempre all'archivio dell'UDI in realtà c'è molto materiale. Quindi questi sono la cooperativa Braccianti di Campiano, i figli dei Braccianti di Campiano che sono andati in colonia, e c'è il mondo femminile che è quello che si fa carico dell'educazione di questi bambini. E altre immagini che riguardano gli asili. Ovviamente la spinta per i servizi sociali all'infanzia è una storia. Il mondo cooperativo è stato presente soprattutto in un altro tipo di servizi sociali, quelli che si sono affermati poi servizi educativi e servizi sociali verso gli anziani, verso i disabili, che si sono affermati soprattutto negli anni Ottanta. Però senz'altro vengono da quella esperienza e da quella storia di intercettazione dei bisogni che è stata possibile dal momento che è stato lasciato spazio all'associazionismo femminile, cioè che il mondo del lavoro femminile, nel momento in cui è riuscito a esprimersi e è riuscito a fare pressione in una certa direzione, ha costruito in qualche modo anche un tipo di sensibilità, di attenzione politica, e poi le basi per la struttura anche cooperativa del mondo delle cooperative sociali. Io direi che ho concluso. Bene, attenzione, ecco, grazie. Scusa. Bene, le cose che ci hanno detto Tito Mezzani e Laura Orlandini ci fanno capire un aspetto che forse non sempre prendiamo in considerazione. È quello della cooperazione come matrice di tutta una serie di innovazioni, di cambiamenti, di sviluppi, a partire dal basso, a partire dalla partecipazione, a partire da quella che oggi giustamente si chiama una responsabilità che non è solo individuale ma è sociale. E questo mi sembra, e questo lo si è visto attraverso ciò che è avvenuto nella produzione agricola, nel settore agricolo, ma ciò che è avvenuto poi nel settore appunto educativo, nel settore della formazione, nel settore della... credo che questo sia molto importante, perché allora guardiamo alla cooperazione, come dire, come un qualcosa che si è manifestato, è cresciuto, si è radicato nella vita sociale, come dire, mettendo sempre comunque i piedi per terra. E questo credo che sia un aspetto da prendere in considerazione. Adesso diamo la parola a Ilaria Pitti. Ilaria Pitti è, intanto è una sociologa che lavora presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto all'Economia, ma insegna anche a Forlì, perché a Forlì c'è un corso di laurea di sociologia, c'è un corso di laurea, come dire, tutto visto, come dire, in una prospettiva, posso dirlo, romagnola, non soltanto bolognese. Quindi questo mi sembra un aspetto importante, perché allora la ricerca che può essere fatta nel sociale, sull'aspetto fondamentale come quello della cooperazione, non è una ricerca là per aria, non è una ricerca teorica, non è una ricerca sui modelli, è una ricerca sempre coi piedi per terra. Grazie. Sente bene? Buonasera a tutte e a tutti. Appunto, come diceva il professor Minardi, io mi chiamo Ilaria Pitti, sono una professoressa associata al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna, e tra le altre cose mi occupo proprio di studi di genere. E sono qua per presentarvi quello che è il piano della ricerca sociologica, e sono qua in rappresentanza in realtà di un team di ricerca, perché oltre a me saranno coinvolti in questo lavoro il professore Alessandro Martelli, sempre del
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, ma anche un assegnista che sarà appunto coinvolta grazie anche al supporto del Circolo dei Cooperatori. E collaboreranno alla ricerca anche le dottoresse Stella Volturo e Natalia Tosoni, che sono rispettivamente una ricercatrice e una dottoranda del nostro Dipartimento. Allora, la ricerca sociologica si pone in dialogo rispetto alla ricerca storica presentata da Tito e Laura, ma con l'obiettivo appunto di focalizzare il suo sguardo più su una fase contemporanea e appunto presente. E parte con l'obiettivo di cercare appunto di analizzare, ma anche di valorizzare, il ruolo delle organizzazioni cooperative nel raggiungimento degli obiettivi di parità di genere. Quindi si pone come in dialogo anche con quelli che sono gli obiettivi promossi dall'Agenda ONU 2030, ma anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Particolare attenzione verrà data alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In questo senso la ricerca che proporremo, che condurremo, si presenta come un'analisi tanto teorica quanto empirica, focalizzata appunto sul rapporto tra cooperazione e occupazione femminile, andando appunto ad approfondire quelli che sono i ruoli organizzativi, ma anche le competenze, ma anche le esperienze appunto delle donne all'interno della cooperazione. Perché? Ovviamente in termini di contesto la ricerca si muove a partire dalla constatazione che, per quanto siano stati fatti dei grandi passi avanti in termini di occupazione femminile, permangono ovviamente delle forti disuguaglianze. Era interessante, mentre Tito e Laura parlavano, il fatto che molte delle frasi che hanno letto sembravano scritte quasi ieri. E infatti la situazione appunto dell'occupazione femminile in Italia presenta appunto delle prospettive di miglioramento favorite principalmente dalla terziarizzazione del mercato del lavoro, ma anche appunto delle gravi carenze. Facendo riferimento, citando alcuni dati, l'Istat nel 2022 ci dice che sono occupate il 51,9% delle donne italiane, mentre sono occupati lavorano il 69,5% degli uomini. Ma i dati sono ancora più significativi se guardiamo a quelli che sono i tassi di inattività, quindi quante sono le persone che non sono occupate e non cercano lavoro. Il 42,6% delle donne italiane in età da lavoro non è nella condizione appunto di inattività, contro invece il 25,3% degli uomini. All'interno di questo contesto, l'organizzazione cooperativa sembra andare in controtendenza e sembra invece favorire l'occupazione femminile, appunto andando appunto in controtendenza rispetto ai dati sulla occupazione, l'inattività e la disoccupazione. Citando ancora alcuni dati, quelli più aggiornati che abbiamo trovato sono quelli proposti appunto da Confcooperative e Federsolidarietà per il 2021, che mostrano come nelle cooperative aderenti appunto a Confcooperative Federsolidarietà le donne rappresentano il 65,9% dei soci, ma anche per quanto riguarda gli occupati, su un totale di 245.000 circa occupati, il 71% è donne, e questa percentuale sale fortemente se si guarda le sole cooperative di tipo A, dove raggiunge il 78%. Ma anche il 41% delle posizioni apicali di queste cooperative è occupato da donne. E infine le cooperative femminili, cioè quello in cui abbiamo una presenza maggioritaria di soci donne, raggiungono il 60,5% del totale. È a partire appunto da questo contesto che si è sviluppata l'idea che caratterizza il progetto di ricerca sociologico. E rendendoci conto che a fronte appunto di questa capacità dell'organizzazione cooperativa di favorire l'occupazione femminile, in realtà esiste ancora una certa carenza nelle ricerche disponibili. Esistono poche ricerche che si concentrano in modo sistematico e analizzano in modo sistematizzato, per esempio, la distribuzione territoriale, le distribuzioni settoriali dell'occupazione femminile, ma anche quelle che sono le storie di vita e di lavoro delle donne all'interno delle cooperative. E il nostro percorso di ricerca intende inserirsi in questo ambito,
attraverso appunto un'analisi strutturata attorno a quattro principali interrogativi. Vorremmo prima di tutto capire quali sono le caratteristiche della partecipazione femminile al mondo del lavoro cooperativo, quindi andare a indagare che cosa significa lavorare come donne all'interno del settore cooperativo, ma anche concentrarci su quelli che sono i settori produttivi e le aree territoriali in cui il lavoro femminile cooperativo è maggiormente diffuso. Vorremmo anche analizzare quelle che sono le caratteristiche delle donne cooperanti e quindi quelle che sono stati i loro percorsi di vita, le loro esperienze anche di vita e come i loro percorsi di vita interagiscono con i loro percorsi lavorativi e infine andare ad analizzare quelli che sono i fattori che facilitano o ostacolano la partecipazione femminile al mondo del lavoro cooperativo, cioè che cosa fa la differenza tra una cooperativa che è in grado di dare spazio alle donne e una cooperativa che ne dà meno, o quelle cooperative in cui le donne riescono a raggiungere ruoli apicali e quelle in cui invece non ce la fanno. La ricerca si articolerà, cioè insomma, dovrebbe svolgersi tra il luglio del 2023 e il giugno del 2024 e si articolerà in tre principali fasi che partono appunto da un'analisi di sfondo che coinvolge anche il contesto italiano per poi focalizzarsi più specificamente sul caso romagnolo. La prima fase, che appunto presenta una ricerca di sfondo, ha come obiettivo quello di condurre un'analisi longitudinale dei dati secondari sull'occupazione femminile, con particolare riferimento al mondo cooperativo. L'idea è quella di appunto approfondire quei dati che abbiamo già citato, cioè questa differenza del mondo cooperativo, differenza positiva del mondo cooperativo rispetto alle opportunità di occupazione femminile. E qui i dati che intendiamo analizzare sono ovviamente quelli dell'Istat, ma anche di Unioncamere, e i dati che magari sono già disponibili o che sono stati raccolti negli anni proprio dal mondo cooperativo. Sempre in questa fase vorremmo anche condurre un'analisi documentale della storia delle cooperative in Italia e in Romagna, concentrandoci anche sulla produzione normativa e le prassi organizzative, cioè cercare di capire anche attraverso i documenti prodotti dalle stesse cooperative come è cambiato appunto, come è cambiato il ruolo delle donne all'interno delle cooperative e come questo è stato valorizzato. Vorremmo in questa fase anche coinvolgere una serie di testimoni privilegiati del mondo della cooperazione in Italia e in Romagna attraverso una serie di interviste semistrutturate. I testimoni privilegiati avranno un ruolo fondamentale nel comprendere all'interno di tutto l'universo che è il mondo cooperativo come poi focalizzare maggiormente il percorso di ricerca nelle fasi successive e ci aiuteranno anche a entrare in contatto con alcune delle cooperative che intendiamo coinvolgere appunto negli step successivi. E appunto per completare questa fase, che come vi dicevo è la fase di ricerca di sfondo, si prevede anche una mappatura delle cooperative presenti in Romagna, in cui andremo a vedere qual è il settore di lavoro, quali sono le dimensioni, qual è a livello quantitativo la presenza femminile all'interno di queste cooperative. E questa mappatura ancora una volta ci servirà per aprire la strada a quelli che sono gli step successivi. La seconda fase entra un po' più nel vivo della ricerca empirica, qualitativa e si caratterizza appunto per un approfondimento qualitativo sulla cooperazione femminile. In questa fase andremo, sulla base della ricerca di sfondo, a selezionare e a contattare un insieme di cooperative che andremo ad approfondire attraverso dei casi di studio qualitativi. La scelta delle cooperative sarà determinata appunto in collaborazione con la Lega dei Cooperatori, ma anche con il Circolo dei Cooperatori, ma anche con tutti i testimoni privilegiati che contatteremo nella prima fase. Nella ricerca qualitativa intendiamo focalizzare la nostra attenzione da un lato sui percorsi biografici delle lavoratrici della cooperazione, in dialogo con quello che diceva Laura, la necessità di dare spazio alla voce delle donne, e dall'altro lato guardare anche a quelle che sono le caratteristiche organizzative delle cooperative selezionate, cercando appunto di comprendere quali caratteristiche della specifica cooperativa consentono l'emergere dell'empowerment femminile, consentono alle donne di trovare un proprio spazio e appunto anche di raggiungere in alcuni casi ruoli apicali.
In questa fase condurremo, utilizzeremo come tecniche di indagine principalmente delle interviste in profondità per ricostruire appunto i percorsi di vita delle donne attive nella realtà, nelle realtà cooperative, ma anche le interviste semistrutturate a persone che hanno ruoli apicali all'interno delle cooperative che selezioneremo. Se ci sarà l'opportunità, sarebbe nostra intenzione anche prevedere delle osservazioni all'interno appunto delle cooperative selezionate. Infine, ultima fase della ricerca, l'idea appunto di giungere, di produrre alla fine di questa riflessione anche appunto degli spunti in termini di policy, di politiche pubbliche. E l'idea sarebbe quella di arrivare a questo obiettivo attraverso l'organizzazione di un evento di presentazione dei risultati della ricerca che veda coinvolti non solo rappresentanti del mondo cooperativo e delle associazioni cooperative, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali e esperte e esperti di policy, proprio con l'obiettivo, come dicevamo all'inizio, di valorizzare quello che è il ruolo non solo di analizzare, ma anche quello di valorizzare il ruolo delle cooperative nel favorire l'occupazione femminile. E vorremmo giungere anche a progettare degli strumenti per l'organizzazione di policy lab, cioè di momenti di riflessione collettiva su come trasformare questi dati in strumenti di policy che possano essere usati da, sia appunto da, dal mondo cooperativo, dalle associazioni cooperative, ma anche da esperti di policy e da enti locali per promuovere maggiormente quello che è appunto il ruolo delle cooperative rispetto all'occupazione femminile. Gli output appunto che ci siamo messi come obiettivo sono quelli di due report che intendiamo appunto produrre, che saranno resi pubblici, un primo report basato sulla ricerca di sfondo e un secondo report basato invece sull'approfondimento qualitativo e infine appunto il seminario finale di presentazione. Io mi fermo qua, spero di essere stata esaustiva, ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie mille. Grazie a Ilaria. Io penso che gli interventi che ci sono stati fino adesso siano, come dire, abbiano messo sul campo il materiale, idee, proposte, progetti, suggerimenti, sufficiente per cominciare a ragionarci sopra, a reagire, commenti, valutazioni, eccetera. E allora cominciamo da chi? Cominciamo da, come ci dice il nostro programma, da Renato Lelli, Federica Protti e Doriana Togni. Ci sono tre posti qui e quindi potete venire subito immediatamente qua per l'intervento. E decidete voi chi parla per primo, per secondo, per terzo. Ecco, Doriana ha deciso. Doriana ha deciso, va bene. Bene, buonasera a tutti e a tutte. Ma intanto grazie per l'invito al Circolo Cooperatori e direi assolutamente soddisfatta insomma del lavoro che iniziate a da qui si inizia a fare insieme in funzione del fatto che c'è assolutamente bisogno di un'analisi sia quantitativa ma anche qualitativa come ci apprestiamo a fare. I dati che sia Tito Menzani che l'altra ricercatrice, perdonami adesso non mi ricordo il nome, però ecco, come dicevate, assolutamente le cose che si leggevano e che venivano portate alla platea sono quelle di oggi. Cioè fondamentalmente poco è cambiato, nel senso che mi sono appuntata a quel la donna c'è ma non si vede. No, si riportava dal Conad, da una lettura del Conad. E, fondamentalmente i dati che oggi abbiamo, o meglio che storicamente abbiamo, non,
sono pochi perché appunto le donne c'erano, lavoravano, però nelle funzioni apicali non erano presenti. Oggi dove siamo? Abbiamo fatto dei miglioramenti, i dati che anche come LegaCoop andiamo a rilevare riportano comunque sicuramente tra gli operatori e le operatrici un gran numero di donne. Il mondo della cooperazione sociale, il mondo dei servizi, lo avete già detto, è sicuramente sono i settori che, come dire, in cui l'occupazione femminile è alta ed è di qualità. Diciamo che il tema è quello di lavorare, come dire, su livelli un po' più alti, cioè il tema è sempre quello del tetto di cristallo che non si sfonda. Quindi bene che questo lavoro di analisi venga fatto e assolutamente come LegaCoop siamo disponibili a, come dire, lavorare insieme per individuare anche quelle cooperative in cui andare a osservare un pochino più nel merito questo lavoro. Brevemente, poi chiudo perché ovviamente insomma le cose sono state dette, non è che la devo fare troppo lunga, ci terrei insomma a sottolineare quello che è stato il lavoro di questi anni di LegaCoop Romagna su questi temi. LegaCoop Romagna ha a cuore davvero il tema dell'empowerment femminile e della costruzione insomma di una occupazione femminile di qualità, il buon lavoro riconosciuto e pagato in maniera corretta. Abbiamo in questi anni lavorato molto sulla violenza di genere, anche insieme ai centri antiviolenza. Abbiamo scritto una linea guida sul linguaggio di genere, proprio perché molto spesso quello che non si dice non esiste e quindi anche l'utilizzo di termini al femminile porta in evidenza quello che c'è, che esiste nella pratica. Con l'istituzione della certificazione di genere, inoltre, abbiamo diffuso all'interno delle nostre imprese cooperative appunto questo nuovo strumento e insieme a una cooperativa, nostra associata Libra, stiamo offrendo appunto la possibilità a diverse cooperative di certificarsi. Perché attraverso la certificazione si vanno a toccare degli elementi fondamentali, nodali, proprio per la crescita all'interno delle imprese cooperative del mondo femminile. L'ultimo tema su cui ci stiamo approcciando è quello del diversity management, quindi laddove c'è la valorizzazione delle differenze nelle imprese cooperative, anche l'occupazione femminile, come dire, va a crescere. In ultimo, e chiudo con questa iniziativa perché si chiude oggi, abbiamo in occasione dell'8 marzo messo a disposizione 3 borse di studio rivolte a ragazze per iscriversi a lauree STEM. Oggi si chiudeva appunto questo bando e sono ben 90 le richieste che ci sono pervenute, proprio. Quindi è sicuramente un elemento positivo per guardare, diciamo, al futuro. Quindi chiudo qui, ringrazio ancora e ovviamente siamo disponibili poi nel proseguo del lavoro. Buonasera a tutti, anch'io sarò molto breve. Mi sembra che l'opportunità della ricerca sia molto importante. Io vengo da un percorso, da una formazione sociologica, quindi ovviamente mi ritrovo molto nelle cose che sono state presentate ed è molto anche interessante che venga portato avanti un lavoro che dialoga anche con un approccio diverso, che è un approccio storico e l'approccio sociologico che si confrontino, perché entrambe queste dimensioni ci consentono comunque di avere una... non dico una risposta, ma di tentare di confrontarsi col tema che Tito Menzani poneva, cioè sul senso di fare un'indagine comunque sulla specificità femminile. Per quello che mi riguarda, direi proprio di sì, nel senso che l'affrontarlo sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista sociologico, comunque quello che ha messo in evidenza è che ci sono sia storicamente sia
tuttora delle differenze che sono state importanti in passato e che lo sono anche nel presente. Come diceva Federica, mi fa piacere perché ascoltando gli interventi che avete fatto, forse dall'altra parte abbiamo un po' tutti anche elaborato le stesse considerazioni, e cioè che per delle cose, un po' forse una situazione paradossale, per cui per certi versi la nostra società oggi e il ruolo delle donne da tutti i punti di vista è molto diverso, ma contemporaneamente è anche molto uguale. E quindi c'è questa situazione per cui da una parte facciamo un'analisi, vediamo che la presenza femminile è maggiore in tutti i settori, e i percorsi di carriera sono sicuramente più numerosi, e le retribuzioni forse sono cresciute, ci sono più servizi, però dall'altra le difficoltà sono le stesse. Cioè, ci sono sempre poche donne nei ruoli apicali, forse il livello di retribuzione è lo stesso, e anche le ragioni paradossalmente mi sembra siano le stesse. Si è parlato prima molto dei servizi, i motivi per cui tante donne faticano ancora a entrare nel mondo del lavoro o in alcuni ruoli all'interno del mondo del lavoro è sempre perché hanno un carico di cura molto superiore forse a quello degli uomini. Quindi cioè, tutto è cambiato, ma in realtà molte cose sono le stesse. E poi ci sono degli scenari molto d'avanguardia. Si citava il linguaggio di genere, che comunque il linguaggio che comunque rappresenta ad oggi un grosso cambiamento anche nei modi in cui ci si confronta sul tema del genere, perché si aprono degli scenari che sono molto diversi. Ci sono degli obiettivi sul tema della parità che ci vengono anche dall'alto. L'Agenda 2030 pone degli obiettivi precisi rispetto ad alcune tematiche, e non è quindi solo una questione di Romagna o di cooperazione, è proprio una questione che ci mette in relazione al mondo in cui viviamo e a un contesto anche più ampio. Ci sono delle spinte normative, la certificazione di parità, cioè che dà degli input importanti, però vediamo anche quanto sia difficile. Quindi secondo me è molto importante il lavoro che si riesce a fare, e mi sembra che ci siano dei punti di partenza già molto stimolanti e molto interessanti. Quello che possiamo fare, adesso parlando un po' del ruolo delle centrali cooperative, è sicuramente, penso, a quello di facilitare questo lavoro, quindi non so, magari facilitare nelle dimensioni che spesso sono più critiche, trovare i dati, perché i dati a volte sono sempre aggregati, nazionali, ma invece andarli a ritagliare un po' sul territorio che ci interessa, capire se si riescono a ritrovare i dati per settore, per provare a facilitare questo percorso, e anche facilitare la disponibilità forse delle cooperative nella fase di più di interviste, di studio di caso, dove immagino che possa essere importante. Quindi mi piacerebbe anche che, mentre dal punto di vista della facilitazione le centrali, ognuna farà la sua parte, nella visione che si produce, la visione sia una visione proprio della cooperazione, di là dei distinguo, perché comunque mi ritrovo molto nelle considerazioni che faceva Federica. So che le cooperative vivono questi temi, a prescindere diciamo dall'appartenenza alla centrale cooperativa, perché comunque le donne che lavorano in cooperativo, che hanno un ruolo in cooperativo, probabilmente vivono in parte le stesse esperienze. Quindi mi piacerebbe che la visione fosse proprio una visione cooperativa. Poi ovviamente nella realizzazione bisogna che ognuno faccia la sua parte.
Quindi buon lavoro. Grazie. Ma chiudo brevemente, anche perché non si può abusare della pazienza di chi ascolta. Chiudo intanto innanzitutto ringraziando il Circolo Cooperatori per questa iniziativa e per lo studio che ha messo in piedi, che è una cosa estremamente importante e di attualità, perché uno dei temi della società di oggi è appunto quello della valorizzazione della parte femminile, che, come già è stato detto, io per primo dico, oggi, al di là del fatto di avere di fronte una ricerca che è abbozzata, che adesso magari abbozzata è già un termine modesto, nel senso che sono già stati portati qui alla nostra attenzione tutta una serie di elementi importanti, e quindi io per primo dico che abbiamo imparato tante cose, e quindi la giornata di oggi è già stata molto utile. Due, abbiamo imparato che fin dall'inizio la cooperazione è stata più avanti rispetto ad altri settori, che fin dalle origini, pur con delle differenze di sostanze importanti, perché 1844 la cooperativa tutti uomini, poi si dice comunque aperta anche alle donne, ma tutti uomini, quindi già allora si partiva su gradini diversi. Oggi siamo in una fase di profonda evoluzione di quella che è la nostra società, non mi metto a fare il mestiere di altri, però alcuni dati li conosciamo, insomma, li leggiamo anche noi su quelli che sono i giornali, e in Italia ancora in generale, ma anche nel nostro settore, siamo indietro rispetto alla parità di genere, perché rispetto al 51% di donne occupate c'è un gap rispetto all'occupazione maschile di 18 punti, quindi ci sono degli aspetti importanti. Se si guarda nella sanità, l'altro giorno leggevo un dato su quelli che sono i ruoli apicali, per cui nei ruoli apicali le donne hanno un'occupazione in prevalenza, il numero di occupato femminile nel settore sanitario, perché sono il 68%, se però si guarda quelli che sono i ruoli apicali sono molto più limitati. Si parla del 35% dei direttori di strutture e se si va invece ai direttori di ruolo complesso sono addirittura un 18%. Questo solo per dire che ci sono anche ancora tutta una serie di difficoltà e quindi di evoluzione che la società deve riuscire a fare in questo campo. Proprio stamattina a Cesena si presentava invece una ricerca fatta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Cesena su una parte del territorio ceresenate, che di fatto poi ha coinvolto solo il gruppo Amadori, perché è una ricerca estesa a tre settori, ma la sostanza è il gruppo Amador, che potrebbe venire utile anche per questo genere di lavoro, dove emerge di fatto il problema del ruolo femminile, che è ancora subordinato rispetto a quello maschile, e appunto, come qualcuno diceva prima, c'è oggi ancora presente forte una difficoltà a conciliare lavoro e famiglia, perché al di là di quella che è l'evoluzione della società, del fatto che oggi tutti pensano che non è più importante
la retribuzione non è più il primo problema che i giovani pongono oggi quando si vanno di fronte all'azienda, quello che è il livello della retribuzione, ma tutta un'altra serie di valori che prevalgono su questo. Tuttavia, all'interno della famiglia il ruolo prevalente è ancora quello della donna, che si trova comunque ha questa difficoltà nel riuscire a conciliare lavoro con quella che è l'occupazione appunto familiare. I tempi di vita stanno cambiando, c'è tutta una serie di robe che non dobbiamo insegnare voi, ma che credo ritroveremo poi approfondite nella ricerca. Anch'io, come hanno detto le mie colleghe delle altre centrali, dico, siamo a disposizione. Tra l'altro, con rispetto al passato, oggi abbiamo degli strumenti che ci facilitano, nel senso che tutta una serie di dati possiamo estrapolarli attraverso l'informatizzazione, per cui per oggi la ricerca è facile, per il passato è un pochino più complicata, perché non c'era, tra l'altro, una volta anche diciamo l'attenzione per quella che era la storia della cooperativa, quindi si è perso una parte di materiale, però a disposizione, ottimo lavoro, e noi siamo al vostro fianco per quello che è possibile.